Famiglia Bramard, che ha sempre dato un sacco di soddisfazioni a questi atleti, tra maschi e femmine non è un problema, ma arrivano le statistiche. Maurizio, sei ancora vivo? Per chi è ancora ecco Francesca Piccinini, Francesca, Francesca, siamo in diretta. L'ottavo scudetto, il tuo quarto personale, che vittoria! Bellissima, bellissima, siamo state veramente grandi. Complimenti a tutte le ragazze, perché anche nelle difficoltà siamo sempre riuscite a venire fuori, gli allenatori tutti ci avevano sempre creduto. E non era facile dopo la sconfitta in casa, grande grinta, onore a Villa Cortese, ma voi vi siete presi un grande scudetto. Sì, onore a loro, perché era brutto quel 3-0 che abbiamo fatto due giorni fa. Siamo state veramente grandi, abbiamo avuto le palle belle grosse. Il tuo ultimo punto, fantastico, hai dato la vittoria. Sì, oggi ho fatto un po' fatica, mi hanno marcato bene, mi toglievano le mani, però sono orgogliosa di tutto. Brava Francesca, complimenti. Dai, beh, Maurizio l'ha detto veramente forte, due palle gigantesche la Picci. Cerchiamo altre protagoniste ovviamente di questo match. Intanto Maurizio, volevo dirti che il muro di Bergamo è stata l'arma devastante che ha devastato comunque la coppia Calloni-Anzanello, 15 muri punto contro gli 8 di una Mecci